Sull'isola si avverte una certa tristezza, ma la gente pensa che il nuovo modo di vivere abbia portato anche dei benefici alla popolazione. I saccheggi sono cessati. Per il possesso di una donna non ci si batte più. Il desiderio di una donna non deve significare guerra. Prima accadeva così e siamo contenti che questa usanza sia cessata. I riti pagani sono efficaci, ma se li eseguiamo ora non hanno alcun potere. Se usiamo una rete e ci mettiamo sopra uno spirito, potrebbe perfino provocare la nostra morte. È così. Perciò non dobbiamo cercare di fare cose impossibili. Gli anziani sapevano, ma non hanno trasmesso la conoscenza ai giovani. A Fueda le energie Lau sono ancora molto attive. Se osserviamo ciò che sta accadendo intorno a noi, ci accorgiamo che c'è ancora qualcosa di vitale in atto. Le vecchie tradizioni non sono scomparse. Non siamo alla fine di tutto. Alcune cose sono cambiate. Al giorno d'oggi, se qualcuno ha l'atteggiamento giusto nei confronti delle tradizioni, sarà in grado di conservarle e di farle rivivere. Biranga kamay taraka takahidan wada fa morlan law